Morta Sandra Milo. Le parole shock di Mara Maionchi. Impossibile. Lei ieri ha. Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Mara Maionchi ha aperto il suo cuore per ricordare l'amica e compagna di viaggio televisivo Sandra Milo, rivelando aspetti inediti della loro relazione nel programma cult, Quelle brave ragazze. La notizia, carica di emozioni, ha colpito profondamente Maionchi, che ha condiviso dettagli intimi della straordinaria personalità di Milo. Nessuna persona serena come lei, ha dichiarato Maionchi nel corso di una toccante intervista telefonica. La produttrice televisiva ha svelato quanto la presenza di Sandra Milo fosse unica e rara. Non avevo mai conosciuto qualcuno così sereno, sempre disponibile. Una dolcezza che trasudava in ogni gesto e parola, ha aggiunto con emozione. Il ricordo di Sandra Milo, scomparsa a 90 anni, ha portato Maionchi a riflettere sul significato profondo della loro esperienza televisiva. Quelle brave ragazze non è stata solo una trasmissione iconica, ma un viaggio epico che ha toccato le nostre vite personali e non solo professionali. Questo per me è un momento molto brutto. Lei era una donna adorabile di natura. Una persona nasce così, non può diventarlo, ha confessato Maionchi. L'affetto e la serenità di Sandra Milo hanno permeato il programma, trasformandolo in un emblema di saggezza e leggerezza. La trasmissione ha assunto caratteri iconici in un brevissimo lasso di tempo, grazie alla genuinità con cui le protagoniste, Maionchi e Milo, si sono mostrate senza bisogno di spiegazioni superflue.